Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Svuota la spesa. Allora, devo fare alcune premesse perché questo video è un Svuota la spesa, ovviamente edizione quarantena, perché come tutta Italia anche noi siamo a casa e usciamo a fare la spesa una volta a settimana a turni, una volta io, una volta mio marito. Allora, la cosa è questa: in tempi non di quarantena andavamo in diversi supermercati, magari a prendere il pesce in un determinato posto, la carne in un altro, cose basic in un tipo di supermercato, altre cose in un altro, insomma, a seconda anche delle offerte, delle cose del momento, visto che comunque viviamo in una zona dove c'è ampia scelta di supermercati, alimentari, eccetera. Ovviamente in un periodo come questo di quarantena non possiamo andare a fare tutti questi giri di peppe come facevamo prima, quindi andiamo semplicemente al supermercato più vicino a casa, che è anche piccolino, cioè ce ne abbiamo due, uno più grande e uno più piccolo. Quello più piccolino, che è il Conad, sperando appunto di non trovare troppa fila, troppa gente, troppe persone. Quindi in questo caso appunto sono andata al Conad proprio qui vicino casa e come vedrete, insomma, ho preso soprattutto la maggior parte di prodotti Conad. Io non lo so se lo fanno perché sono più riforniti dei loro stessi prodotti, oppure magari ci marciano che finiscono i prodotti di altre marche e riforniscono più prodotti Conad, così la gente compra più prodotti del supermercato stesso. Non lo so, comunque io vi lascio al video, vi faccio vedere un po' quello che ho comprato. Nel video non mostro, mi sembra, due casse di acqua perché già l'avevo sistemate e niente, questa è la nostra spesa. Facciamo appunto un rifornimento abbastanza grande, non perché vogliamo fare gli sciacalli e svaligiare i supermercati, ma semplicemente perché vogliamo uscire il meno possibile, avendo appunto un bambino piccolo dentro casa, e usciamo appunto una volta a settimana, quindi chiaramente cerchiamo di prendere più cose possibili per non dover riuscire prima appunto di una settimana. E niente, io vi lascio al video e ci vediamo dopo. Queste belle piene per un totale di 120 euro. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Innanzitutto, cuore di nasello Conad, solamente Conad perché la maggior parte dei prodotti che vedete saranno Conad, perché solo questi c'erano. Poi parmigiano reggiano, olive nere denocciolate, uova allevate a terra, tonno al naturale, ne ho presi due in realtà, yogurt greco, questo qua marchio Conad, c'era solo questo qua, 4, poi vabbè, assorbenti che mi servivano, dentifricio, cioè anche questo è incredibile, c'era solo Conad. Cacao amaro era l'ultimo, veramente solo di questo qua bio Conad. Lievito per dolci, di solito io non prendo mai pane angeli, ma prendo sempre sottomarche perché il pane angeli è molto forte la vanillina, però c'era solamente questo, quindi l'ho preso perché non ce n'erano proprio altri. Poi ho preso ricotta senza lattosio per me Conad, qualche fruttine qua che usiamo sia per Leo sia per fare i dolci, insomma sono molto pratiche per fare pancake, dolci, eccetera. Ne ho prese circa 10, gusti vari, mela, pera, prugna, burro, Conad e due pacchetti di mandorle, quindi questi per fare sia come spuntino sia per fare, insomma, dolci vari. Assorbenti, pacchetti per il gelo solamente Conad, diciamo. Poi pannolini, in realtà c'erano solo questi qua piccoli, del formato piccolo, noi usiamo la misura 4 che sarebbero 9-15 kg, non lo so, però non c'erano, quindi siccome stiamo per finire per urgenza, comunque ho preso questo Leonardo pesa 10 kg, ma comunque no, questo da 11 penso gli stanno. Poi sale intimo, ok, latte a lunga conservazione Conad, pecorino, poi questo qui
Sì, sempre caldo, però mi ispiravano tantissimo per quello che farò oggi a pranzo, le reginette, non le vedevo tipo da quando ero piccola. Altro dentifricio, salviette per Leonardo, perso. Poi abbiamo polenta, c'era solamente questa qui, che io non ho mai provato perché io di solito uso quella di grano saraceno, però vabbè, c'era solo questa, comunque quella lì era 5 minuti la cottura, questa 8, quindi ho detto vabbè, si può fare. Poi ho preso, ecco l'altro tonno, l'altra bottiglia sparsa, poi ho preso albumi, che uso tantissimo per tutto quanto, sia per preparazioni, dolci, pancake, crepe, eccetera. Albumi e Alconand positivo, perché trovo sempre questi qui da 500 grammi naturelle. Poi farina di ceci, abbiamo le patate Conand, ma queste le prendo appositamente Conand perché sono della frutta, quindi mi piacciono. Dei guanti, che non c'erano assolutamente guanti monouso, quindi ho preso dei guanti così giusto per averne. Mozzarella marmellata, ceci, c'era solo questo di ceci e quindi ne abbiamo preso solo uno. Poi andiamo a prendere qualche omogenizzato di verdure di Leonardo per tenermi le scorte, insomma, per quando non ho verdure fresche. Io di solito prendo sempre o Merlin Plasmon, non c'era, quindi anche qui Baby Conant, prima volta che lo provo, anzi fatemi sapere se l'avete, se l'avete provato. E ho letto che in realtà non arriva dall'Italia la roba, esatto, non è origine Italia, però vabbè, per emergenza ce le teniamo, perché appunto non si trova più un cavolo. Cioè, il problema non è che non riferiscono sui mercati, il problema è che la gente giustamente fa le scorte, perché poi altra gente fa scorte. Poi il prosciutto cotto, questo qui lo prendo appositamente con Conad perché è buonissimo, cioè non c'è il grasso, mi piace tantissimo. E svuotiamo l'altra busta. Qui abbiamo stevia, poi funghi champignon già seccati, banane, poi altri frutti in scarto, qui il visto per Leonardo per i dolci, forse ne ho preso più di 10, vabbè. Poi pomodorini, ecco questi sono tutti aperti, pomodorini, vediamoli. Poi salse di pomodoro non ce ne erano assolutamente, noi prendiamo quelle piccole perché se noi in due apriamo la bottiglia grande non so che ci facciamo, quindi usiamo sempre quelle piccoline, però c'erano solo Conad. Vabbè. Poi cicoria già pronta, lavata, solo da cuocere in busta, molto molto pratica, visto che appunto non possiamo andare al mercato a comprare la verdura eccetera, tenere la verdura perché è già lavata in busta è molto comodo. Questa è l'insalata, poi altra pasta lunga Conad, mi serviva la pasta lunga però non pensavo di trovare solo Conad in realtà. Poi il secondo dei piatti, fortunatamente ho trovato quello che prendo sempre, svelto questo qui al limone e menta. Altre ricottine per Leonardo, perché ballo comunque, perché io ho quelle senza lattosio. Parmigiano reggiano, filetto di salmone al naturale, è buonissimo questo qui, veramente. Io lo prendo con Riomare o Conad solitamente, oggi ovviamente c'era solo Conad. Cipolle, poi mele, un po', ce ne mangiamo tutti. Farina 00, in realtà cercavo la farina di manitoba per fare la pizza ovviamente, ma non c'era e non c'è neanche il lievito per fare la pizza, vabbè, e quindi ho comprato solamente un pacco di farina 00 che ovviamente era rimasta solo Conad. Fragole, che per merenda insomma eccetera ce le mangiamo. Poi un altro litro di latte a lunga conservazione e
ce n'è un altro ancora. Ok, sì, ne ho presi tre infatti. E poi zucchine, che c'erano solamente queste scure. Ne ho preso un bel po', tipo 2 kg. Allora, ecco qua tutta la spesa, per un totale di 120 euro. Quindi questa era la nostra spesona in quarantena. Chiaramente non ho trovato tutto quello che mi serviva, ovviamente come il 90% di persone in questo momento in Italia, perché ovviamente come me anche tantissime altre persone fanno spese grandi per uscire il meno possibile, ma è giusto. Quindi non ho trovato tutto quello che mi serviva, però comunque dai, abbiamo preso la maggior parte di cose. È stata una spesa abbastanza dispendiosa. Noi solitamente spendiamo una novantina, 80-90 euro a spesa, questa 124, ma perché? Perché comunque il Conad è un supermercato abbastanza costoso, cioè sì, ha delle offerte, però è anche... Insomma, costicchia, non è la Lidl o l'Iperfamily, ecco. Però in questo caso abbiamo optato per questa decisione perché appunto è il più vicino a casa e già passando 2-3 ore a fare la spesa, contare anche di andare con la macchina lontano, magari essere fermati, giustificarsi col foglio dell'autocertificazione, cioè è tutto più complicato, mentre andare vicino a casa sicuramente abbrevia, diciamo, i tempi. E niente, quindi io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, lasciate un like se è così, ma soprattutto voglio sapere nei commenti voi dove andate a fare la spesa e che prodotti prediligete. Come avete visto, noi prendiamo soprattutto materie prime, soprattutto in questo periodo, cioè non ci perdiamo tanto tempo in cose già pronte, che ne so, bastoncini Findus, sofficini eccetera eccetera, ma perché semplicemente, siccome appunto ho una settimana davanti, preferisco comprarmi 1 o 2 pacchi di farina e so che posso farci la pizza, la pasta, insomma varie cose. Quindi fatemi sapere voi che tipo di spesa prediligete in questo periodo di quarantena e noi ci vediamo nel prossimo video.